Il Giubileo degli Universitari di Roma e non solo ci prepara a quella che è l'altra grande storica giornata a conclusione del nostro Giubileo Eucaristico straordinario di Orvieto Todi. Domenica 9 novembre, festa per tutto il mondo della dedicazione della Basilica Lateranense, ovvero San Giovanni Laterano, che è la cattedrale del Papa. Festa che rappresenta l'unità della Chiesa Cattolica sotto l'egida del primo del Collegio Apostolico, che è appunto il Vescovo di Roma, il Papa, il Cardinale Prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, tanto per capirci, anche se la definizione non è proprio bellissima, ex Sant'Uffizio, Gerhard Ludwig Müller, ecco, come legato pontificio, chiuderà la Porta Santa della Basilica di Santa Cristina di Bolsena, la nostra prima Porta Santa. E la chiuderà dopo una solenne concelebrazione eucaristica che avrà luogo sempre a Bolsena, nella Basilica di Santa Cristina, alle ore 16 di domenica 9. Il cardinale verrà accolto dal vescovo diocesano, Monsignor Benedetto Tuzia, dal vescovo emerito della diocesi, Monsignor Giovanni Scanavino, dai signori canonici della cattedrale di Orvieto, i custodi spirituali del nostro Duomo, tanto per intenderci, e anche delle autorità civili e militari davanti al convento delle Suore Sacramentine in piazza della Basilica di Santa Cristina. Verrà poi accompagnato nell'omonimo convento per palazzi con gli abiti liturgici e si snoderà una solenne processione d'ingresso che porterà attraverso il portone centrale il cardinale poi in chiesa per presiedere la celebrazione eucaristica. Dopo la comunione sarà il cardinale, a nome del nostro Santo Padre Francesco, a invitare tutti i presenti a incamminarsi e a lodare Dio. Verrà intonato il canto del Te Deum e si snoderà una processione interna che porterà tutta l'assemblea liturgica ivi presente dalla Basilica a oltrepassare, questa volta uscendo la Porta Santa, e a recarsi nel piazzale antistante la Basilica, in questo caso soprattutto la Porta Santa. Il Cardinal Müller, dopo aver lodato il Signore per i benefici ricevuti durante questi 2 anni giubilari, sosterrà in silenzio sulla soglia della Porta Santa, chiuderà dall'esterno i battenti e poi impartirà la solenne benedizione finale, che invita tutti i fedeli, adesso che l'anno santo è chiuso, a ritornare nelle proprie case per vivere il giubileo più bello. Quello meno scontato, ma anche più significativo, che la gioia dell'incontro con il Cristo crocifisso e risorto, l'unico che può trasformare le nostre famiglie, le nostre case e anche la nostra società. È l'invito che fa spesso Papa Francesco e che ha ripreso Monsignor Tuzia durante l'assemblea diocesana a Colle Valenza il 21 settembre scorso, è l'invito, ripeto, ad essere una chiesa diocesana, una chiesa in uscita. Noi ci cibiamo dell'Eucaristia, avendo Cristo in noi, diventiamo un altro Cristo, cristiani appunto, per portare la gioia di Cristo a tutto il mondo. È la Chiesa appunto in uscita verso le periferie esistenziali dell'umanità, di tutto il mondo.